Ma l'Europa ci tratta anche così, perché bisogna dire che al di fuori di ora che siamo vicino probabilmente al referendum, per cui stiamo alzando la voce tantissimo, o comunque ci sono dei problemi, come lei giustamente ha detto, che abbiamo visto che le tensioni sociali si stanno alzando. Goro è un esempio, però ce ne sono tanti altri magari non riportati dalla cronaca. Il PD ora sta alzando la voce, prima non lo faceva, per cui l'Europa si è anche allargata così tanto su di noi e ci ha scambiato un po' anche per perché un prima campo pensavamo profughi, che l'Europa ci dicesse prima, di sì, invece prima ci andava bene un pochino tutto, chiedevamo flessibilità, ora non possiamo più. Però quello che dobbiamo chiedere non è avere flessibilità o soldi per tenere tutta questa gente qui, ma riuscire a fare i campi profughi là. Va bene in Libia, ce lo ripetiamo tutte le volte, ora non si riesce, però giustamente, almeno migliore, prima diceva in Marocco, ci sono altre nazioni in cui si può fare, dobbiamo farli lì, perché altrimenti non facciamo né il bene nostro né allora, della gente che diciamo di voler dicendo, aiutare. Dobbiamo essere almeno molto ben organizzati di fronte a tutto questo.